C'è la scacchistica che stiamo per vedere nel film Il caso Thomas Crown, è sicuramente il fulcro del film stesso. I due protagonisti del film, ossia Thomas Crown, un milionario ladro gentiluomo, e Vicky Anderson, un'investigatrice incaricata dall'assicurazione di investigare su uno dei suoi furti, si sfidano sia nel film che sulla scacchiera. A differenza di quello che succede nelle normali partite, più che palpare la tensione che si sviluppa tra i due contendenti si palpa una certa atmosfera di complicità che porterà a un risultato finale alquanto inaspettato. Scende il seguente clip, sono state rimontate per rispettare l'ordine cronologico della partita di scacchi estese, che verrà analizzata come al solito alla fine del filmato. Play. Try me. Play something else. La partita mostrata nel film si tratta di una partita giocata nel 1898 tra Zeiss con i pezzi bianchi e von Walthoffen con i pezzi neri. Si tratta di una partita spagnola, pertanto E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Qui l'idea del bianco ovviamente è quella di attaccare il cavallo del nero, cavallo che sta difendendo un pedone centrale che poi potrà venire
successivamente attaccato dall'altro cavallo che è già sviluppato. Sono vari modi per fronteggiare questa minaccia, tra cui uno dei più comuni è quello della spinta a sé del pedone. Tuttavia, il nero qui optò per la variante Schliemann, che consiste nella spinta del pedone F. L'idea ovviamente è quella di attaccare un pedone centrale con uno laterale. A questo punto il bianco risponde con D4, anche se una variante possibile sarebbe stata la risposta D3 con queste mosse successive plausibili. Caso di ricattura del pedone centrale, il bianco non ha da temere perché prima o poi il pedone ricadrà. Infatti, il bianco continua a sviluppare i pezzi e la situazione del re nero posto al centro è sicuramente problematica nell'immediato futuro per il nero. Tuttavia, la risposta del bianco è stata D4, alla quale il nero risponde con F per E4. Questo ovviamente ha fatto sì che il nero abbia guadagnato un pedone centrale e in più il nero sta minacciando anche il cavallo in F3. Qui abbiamo il primo errore del bianco, infatti per evitare la perdita di cavallo e riguadagnare il pedone, bianco muove cavallo per E5. Questo però provocherà una serie di sbilanciamenti nel suo centro che ne svantaggeranno sicuramente la partita. Probabilmente migliore era alfiere per cavallo, che nell'eventualità che il nero avesse ricatturato l'alfiere avrebbe procurato cavallo per E5. In questo caso la posizione del cavallo è sicuramente perfetta, al centro della scacchiera e senza possibilità che venga ricacciato da altri pedoni. Tuttavia la risposta a cavallo per E5 provoca una serie di mosse quasi forzate. Difatti il nero qui ricattura di cavallo, che viene ripreso di pedone, e a questo punto il nero sfrutterà la brutta posizione dell'alfiere B5. Difatti innanzitutto con C6 lo scaccia una prima volta, che probabilmente la mossa migliore era alfiere E2. Differentemente da ciò, il bianco ha giocato alfiere C4. Questo poi provocherà una successiva, diciamo, repulsione dell'alfiere con la spinta del pedone D5. Però prima di ciò, il nero ovviamente si occupa di riguadagnare il pedone in E5. Difatti, con l'ultima mossa si è riaperto questa diagonale, permette appunto alla propria regina di dare scacco al re e attaccare allo stesso tempo il pedone. Dopo una mossa di copertura, infatti, la regina può catturare il pedone. A questo punto il nero ha già un pedone di vantaggio. A questo punto, come detto in precedenza, la minaccia del nero era la spinta del pedone in D5, che avrebbe guadagnato un tempo facendo muovere l'alfiere in C4. Per questo motivo una mossa opportuna per il bianco a questo punto sarebbe stata cambiare l'alfiere per il cavallo in G8. Questo avrebbe provocato l'impossibilità per il nero di arroccare corto e in più non avrebbe fatto perdere una mossa con guadagno di sviluppo da parte del nero. Viceversa, il bianco però non fa questa manovra, ma preferisce arroccare, dando quindi la possibilità al nero di attaccare il proprio alfiere in C4. Qui il bianco ovviamente aveva due opzioni. Ovviamente la migliore era quella di muovere l'alfiere in E2, mantenendone quindi l'attività su questa diagonale. Il bianco in realtà ha preferito muovere l'alfiere in B3, praticamente precludendone le funzionalità per il resto della partita. Infatti a questo punto l'alfiere è praticamente bloccato dalla catena del pedone avversario e non potrà più prendere parte all'attività del gioco del bianco. Nero ora continua a sviluppare i propri pezzi con cavallo F6. Qui il bianco risponde alfiere E3, una mossa, diciamo, in qualche modo un po' dubbia. A
avrebbe potuto anche rispondere con cavallo e2, cercando di aumentare, diciamo, le difese sull'ala di re con una mossa successiva. Difatti qui il nero ha l'opportunità di fare alfiere d6, che ovviamente minaccia matto in h2. Le possibilità per il bianco sono poche. Può soltanto spostare il peone d3 per impedire questo matto. A questo punto quello che succede è un grave problema per il bianco sulle case chiare, perché il proprio alfiere purtroppo è bloccato in B3 e non potrà più difendere questa zona. Il nero quindi sfrutta questa debolezza del bianco con alfiere G4, che minaccia direttamente la regina avversaria, la quale è costretta a muoversi via dalla linea d'attacco dell'alfiere nemico. A questo punto l'idea appunto del nero era quella di portare l'alfiere in F3 in modo da attaccare pesantemente il re avversario. Tutto ciò che ora il nero ha da fare è quello di portare la propria regina nella casa H3 di modo che possa dare scacco matto in G2. Infatti a nulla a questo punto serve la successiva mossa del bianco, alfiere F4, perché sì, minaccia la regina e l'alfiere avversario, ma ora il nero potrebbe semplicemente spostare la regina in E6 e nulla praticamente le potrebbe impedire di andare in H3 alla mossa successiva. Tuttavia ciò non succede, il nero non se ne avvede immediatamente di questa mossa e preferisce fare regina H5. A questo punto il bianco potrebbe semplicemente difendere con H4, tuttavia la sua situazione non sarebbe ottimale lo stesso. Difatti seguirebbe regina F5, re H2 in modo da bloccare l'ingresso della regina in H3. Una volta che è stato spinto il pedone, il re può effettivamente andare in una posizione difensiva in H2. A questo punto il cavallo va ad attaccare direttamente il re, che è costretto a tornare in G1, e qui il nero semplicemente scambia pezzi entrando in un finale vantaggioso. Difatti qui ormai il nero ha due pezzi, due pedoni in più, mentre la situazione del bianco è con il re in una bruttissima posizione, completamente esposto e con effettivamente due filoni in meno che ne preclude sicuramente la vittoria. Il bianco tuttavia non ha vista questa mossa difensiva col pedone H4, ma ha preferito giocare cavallo D1. L'idea di questa mossa è riportare il cavallo in E3 di modo che possa difendere la casa di matto G2, una volta che la regina nera si sarà insediata in H3. Questo però in effetti non è sufficiente. Difatti a questo punto il nero gioca regina H3 minacciando il matto in G2. A questo punto l'unica mossa del bianco è effettivamente cavallo G3 che difende questa casa, la quale però viene confutata immediatamente dal cavallo G4. Una mossa molto bella che praticamente sta minacciando contemporaneamente il matto in H2, dove convergono sia regina che cavallo, che sta minacciando di rimuovere il cavallo in E3 che sta difendendo la casa di matto G2. A questo punto il bianco non può effettivamente catturare il cavallo perché seguirebbe matto in G2, né in qualche modo può difendere la casa H2. Quindi l'unica possibilità è quella di spostare la torre. Nella partita tra Zeiss e Van Toffen la torre viene mossa in E1. Nel film, a differenza di ciò, la torre viene mossa in C1, ma non cambia praticamente niente perché a questa mossa segue lo scacco di regina. A questo punto il nero può mattare la mossa successiva e qui Thomas Crown si arrende alzandosi dal tavolo. Infatti c'è una mossa forzata di re e il matto segue alla mossa successiva.